Buongiorno a tutti e a tutte in sala qui presenti e chi ci segue da casa. Dal 21 di giugno al 20 di settembre, un ampio calendario che presenta danza, teatro, musica. Stiamo parlando come sempre dell'estate teatrale veronese 2024, un'edizione che si presenta davvero ricca di appuntamenti. Con cui parleremo oggi con l'assessora alla cultura Marta Ugolini, con lei Carlo Mangolini, direttore artistico del Festival, Barbara Lavanda, dirigente cultura, turismo e spettacolo del Comune di Verona, Patrizia Boscolo, vice direttore Arte Ben, Andrea Marconi, responsabile segreteria affari sociali Banco BPM, ma soprattutto con noi il commissario nazionale per il teatro che ringraziamo Giampaolo Savarelli per la presenza. Passiamo subito un fuoriscena con l'invio dello spot della stagione. Prego. Ciao a tutti, allora volevo fare un caro saluto agli spettatori dell'estate teatrale veronese con l'appuntamento del 4-5 luglio in apertura con l'Amleto, dove io sarò sicuramente coinvolto con le musiche, ma a parte questo ovviamente mi sono anche messo degli occhiali finti per sembrare un po' più intellettuale, quale io non sono, ma ci provo, ma insomma mi dedico alle musiche fondamentalmente. Ad ogni modo un'iniziativa incredibile, molto bella, nel quale insomma siamo tutti gasati per questa splendida iniziativa. Quindi 4-5 luglio l'Amleto, bell'estate teatrale veronese, vai alla grandissima, ci vediamo lì. 5 e 26 luglio al Teatro Romano di Verona, con Tanto rumore per nulla di William Shakespeare, chi se non lui, regia di Veronica Cruciani, con Sara Putignano, con molti altri, una delle commedie più celebri del mondo, uno degli intrecci più avvincenti che siano mai stati scritti. Io non vedo l'ora di confrontarmi con battute di questa importanza, di questo calibro, con questa sfida, e non vedo l'ora di passare queste due serate memorabili. Per me sono memorabili anche se ancora non le ho vissute. Figuratevi. Ciao! Ciao, sono Ana Carla Massa e estoy muy feliz de invitarlos a mi concierto el 23 de junio en el Verona Jazz Festival para mi concierto del nuevo disco Caribe, una noche llena de alegría, de amor y de música cubana mezclada con el jazz y el clásico. Salve, sono Davide Bombana, il coreografo del Sogno di una notte di mezz'estate. Una mia nuova creazione, un balletto, che avrà la sua prima il 1 e 2 agosto per l'estate teatrale veronese, al Teatro Romano di Verona. Sono felicissimo di questa cosa, sarà danzato dall'Opus Ballet, dai giovani, bellissimi ballerini della Compagnia di Firenze, diretti da Rosanna Brocanello, su musiche di Felix Mendelssohn e Johan Johansson. Siamo tutti ansiosi di arrivare a questa data e speriamo tanto che veniate numerosi. Arrivederci! Salve a tutte, a tutti. E a tutti. Sono Serena Sinigaglia e sono una regista e sono onorata e felice di potervi invitare a vedere Elettra di Ugo von Hofmannsthal, che sarà presentato per l'estate teatrale veronese dal 19 al 20 settembre al Teatro Romano, naturalmente, la produzione del Teatro Stabile del Veneto. Ci sono coinvolti attori bravissimi, tra i migliori del panorama italiano, e il lavoro è intenso e forte, aggancia temi centrali della nostra vita oggi, il patriarcato, la condizione della donna, il rapporto tra i generi e più in generale il senso di che cos'è oggi la libertà. E quindi io sono felice di potervi invitare, vi aspetto e grazie. Grazie mille, immediatamente la parola all'assessora, prego lei.
Grazie, benvenuti a tutte e a tutti. Avete visto nel video in realtà quelle che sono delle immagini della stagione scorsa, che nel ciclo triennale di programmazione d'estate teatrale era sulla fioritura, e quest'anno abbiamo il raccolto, quindi in un percorso che richiama anche il percorso della natura, si è usciti finalmente, definitivamente dalla difficoltà del periodo della pandemia, con un programma che siamo molto felici di poter presentare, e adesso il direttore artistico Carlo Mangolini vi racconterà il perché delle scelte. Possiamo dire sicuramente con piacere che salutiamo le singole performance di singoli artisti, e abbiamo invece tutta una serie di produzioni e anche di spettacoli che sono molto più ricchi dal punto di vista anche del numero di artisti coinvolti, dello spettacolo che avviene in scena. E quindi davvero è un piacere dare il via a questo momento ufficiale in cui si presenta il cartellone complessivo del Festival Multidisciplinare dell'Estate Teatrale Veronese, che comprende musica, comprende danza, comprende prosa shakespeariana, classica, e anche con un tocco di Veneto e di Goldoni quest'anno. Quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Ho detto che cosa accade al Teatro Romano, ma in realtà una scelta che abbiamo voluto fare è quella di andare su posti e in contesti diversi. Quindi sbarcheremo al Bastione delle Maddalene, nel parco della Provianda della Santa Marta, con dei momenti che sono poi con il coinvolgimento di compagnie anche professionali locali, e nello specifico di Casa Shakespeare. E avremo anche nel quartiere di Veronetta dei momenti di spettacolo che andranno a coinvolgere gli studenti, i residenti, con un'ottica che vuole essere non solo di si va a teatro, ci si siede, si guarda qualcosa, ma anche si prende parte attiva. Una parte anche qui che abbiamo l'anno scorso avviato e che vogliamo, grazie al sostegno del Banco BPM e di Fondazione Banca Popolare di Verona, sviluppare e fare più ampio, è il progetto Tutti a Teatro, che porta a teatro e accoglie persone fragili, in difficoltà, che non sarebbero andate ad assistere agli spettacoli, con una mediazione culturale, che vivono l'esperienza dello spettacolo dal vivo. Quindi un approccio che vuole essere anzitutto orientato verso il pubblico, verso gli spettatori. E a questo punto mi compete un ringraziamento davvero doveroso ai nostri sponsor e sostenitori storici, Banco BPM in primis, che da tanti anni ci è vicino, e AGSM AIM, che dallo scorso anno è accanto alle produzioni, quest'anno sarà in particolare vicino all'area della musica. Quindi grazie, e abbiamo poi ovviamente altri sostenitori in via di definizione, però abbiamo voluto che fossero presenti entrambe queste realtà, perché davvero è un impegno importante quello che l'amministrazione comunale porta avanti, e senza i nostri sostenitori e senza il nostro pubblico non andremo da nessuna parte. I miei ringraziamenti vanno poi alle istituzioni. Qui abbiamo poi Giampaolo Savorelli, che speriamo che dal Ministero della Cultura abbia uno sguardo su Verona, diciamo così, non sul... Sarai equilibrato, però insomma in grado di... con cui possiamo sicuramente dialogare. Lui ha diretto l'Estate Teatrale Veronese per più di 45 anni, quindi... Solo 45, va bene, insomma una certa esperienza diciamo che c'è. Ringraziamo... Ne mancano 40 per arrivare a... Ecco. Ringraziamo la Regione del Veneto, voglio ringraziare davvero di cuore gli uffici dell'area cultura del Comune di Verona, la dirigente Barbara Lavanda che è qui con me, Paola Zamboni, Chiara Santuari e Antonella Rocchetto, che stanno nel back office degli uffici, Arteven, un partner senza il quale tante di queste produzioni che avete visto, prime e produzioni ad hoc che vengono fatte, non saremmo minimamente in grado di farle come amministrazione comunale. Quindi ringrazio Patrizia Boscolo, che è qui
che anche ha voluto essere presente. Poi sul festival lavora uno staff specifico di persone che si dedicano a tutti gli aspetti organizzativi e logistici, quindi Dania Pavan in primis, Stefania Finetto per l'area stampa, Francesca Tropeano, Elisa Ardenghi. Ringrazio il direttore tecnico, che si occupa anche quello dei palchi e delle parti tecniche, per poi passare invece a ringraziare quelli che sono partner scientifici e importanti come il centro di ricerca Skene dell'Università di Verona, che poi ha la parte internazionale del Shakespeare Fringe Festival in agosto al Teatro Camploi, con recite di Shakespeare in lingua, un po' in tutte le lingue del mondo, quindi molto, molto off e innovativo. Il Teatro Stabile del Veneto, la direttrice Claudia Marcolin e Vania Vasilevic, che lavorano con noi sulla parte del Fringe Festival, ma poi arriviamo sui curatori delle sezioni di musica, che lascio non last but not least. Davvero abbiamo un bellissimo programma di musica quest'anno, curato per quanto riguarda la parte di jazz da Ivano Marsignan e da Elisabetta Fadini, che ha scelto degli artisti di nicchia internazionali, dei musicisti per Rumors, illazioni vocali. Quindi passando la parola adesso al nostro direttore artistico Carlo Mangolini, che ha davvero ha fatto fiorire e ha portato frutti in questa programmazione artistica, che ci racconta un po' meglio quelli che sono poi i contenuti. Grazie Carlo. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a tutti i presenti, grazie al nostro commissario Savorelli, all'assessore, alla dirigente Lavanda, che poi appunto magari ci racconterà la parte amministrativa, che non è facilissima da gestire, ma che sta governando veramente con grande competenza. Il programma di quest'anno chiude completa idealmente il triennio che, come appunto giustamente detto benissimo l'assessore Ugolini, si è aperto praticamente dopo il Covid, no? Quindi il triennio della post-pandemia, che è stato un triennio, diciamo il biennio della pandemia, complicatissimo. Questo triennio di ripartenza ci ha dato grandissime soddisfazioni e siamo andati in crescendo per ritornare finalmente, e Giampaolo sarà contento, ai grandi allestimenti. Quindi non ci saranno più monologhi, one man show, ma soltanto compagnie importanti, produzioni importanti, titoli shakespeariani di eccellenza che in qualche modo rappresentano e sintetizzano al meglio la grandissima opera di uno degli autori più immensi nella storia del teatro. E inauguriamo, l'abbiamo già presentato qualche settimana fa, con una nuova edizione di Amleto, con l'adattamento e la regia di Davide Sacco, protagonista Francesco Montanari, un cast di prima grandezza. Ci sarà anche come guest Franco Branciaroli nel ruolo del fantasma di Amleto, del re Amleto, e poi con la particolarità delle musiche scritte appositamente dal frontman delle Vibrazioni, famosissimo Francesco Saccina. Il secondo appuntamento shakespeariano al Teatro Romano sarà un doppio appuntamento legato a Romeo e Giulietta. In questi anni, durante il triennio, abbiamo focalizzato l'attenzione su Romeo e Giulietta con progetti che coinvolgevano i giovani. Siamo partiti nel 2022 con R+G, poi l'anno scorso Romeo e Giulietta Generazione Sacrificio con i ragazzi di Spazio Teatro Giovani, e quest'anno chiudiamo idealmente questo triennio con un doppio allestimento che prevede Romeo e Giulietta e poi After Juliet, che è un dopo Romeo e Giulietta, un testo di un autore contemporaneo che si è immaginato cosa succede alle famiglie Capuleti e Montecchi dopo la morte di Romeo e Giulietta. È una produzione del Teatro Stabile di Torino, uno dei teatri nazionali italiani più importanti, con i neodiplomati della loro scuola, quindi 20 giovani in scena, e la regia di Filippo Dini, che è l'attuale direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto ed è uno dei registi più eminenti della scena nazionale. Ecco, il teatro di regia quest'anno è grande protagonista: Filippo Dini, Davide Sacco, molte donne. Ci tengo a sottolineare che sia nella musica che nel teatro quest'anno ci sono delle presenze femminili importanti, anche
come registe, quindi la prima regista che firmerà Molto rumore per nulla, una delle commedie più brillanti della produzione shakespeariana, è Veronica Cruciani, per la prima volta una delle registe italiane più importanti che ci sono, per la prima volta al Teatro Romano, e protagonista sarà Lodo Guenzi. Questo è, diciamo così, il terzetto di produzioni teatrali, ma la composizione shakespeariana si completa con la danza. Dall'anno scorso, appunto, ho cercato sempre di più di focalizzare anche sulla danza e le tematiche shakespeariane. Quest'anno debutterà una versione in danza del Sogno di una notte di mezz'estate con una delle compagnie di danza che in questi ultimi anni si sta rivelando tra le più interessanti, proprio perché ha un gruppo di danzatori che lavora continuativamente di altissimo valore. È una versione del Sogno di una notte di mezz'estate coreografata da Davide Bombana. Il Teatro Romano ritorna poi, dopo appunto la pausa di agosto, anzi no, dimenticavo, ad agosto c'è un evento che tutti aspettano. L'anno scorso abbiamo saltato il giro, Giampaolo lo sa perché appunto credo che gli spettacoli dei Momix siano passati tutti durante la sua lunghissima direzione, io ovviamente non posso essere da meno, per cui tornano quest'anno con alcuni dei loro pezzi più iconici, alcune novità, alcune diciamo così riprese di pezzi più storici, ma sarà comunque come sempre un'esperienza di grande intrattenimento, di grande partecipazione popolare, che come sempre speriamo insomma attirerà un pubblico numeroso. Torniamo quindi a settembre. Da un po' di anni il periodo di settembre si focalizza sui classici. Quest'anno apriamo lo spettro introducendo anche un altro autore che è stato molto presente nella programmazione dell'estate teatrale veronese, che è Carlo Goldoni, con una nuova versione del Signor Todero Brontolon, diretta da Paolo Valerio per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e con protagonista, questa volta protagonista assoluto, perché appunto è un tipo di allestimento in cui il titolo e quindi il protagonista è centrale, Franco Branciaroli. Il teatro classico in questi anni ci ha dato grandissime soddisfazioni. L'anno scorso la Medea è stata lo spettacolo più visto durante l'intera stagione teatrale, per cui abbiamo pensato, vista l'attenzione che in questi anni si è dimostrata per il teatro classico, di doppiare i titoli classici. Quindi ritorna il tradizionale titolo che proviene da Siracusa, una collaborazione che è stata avviata dal dottor Savorelli e che io fortunatamente ho ereditato e che in questi anni ci ha dato, citavo l'anno scorso la Medea, delle grandissime soddisfazioni. Quest'anno porteranno in scena la Fedra di Euripide, Ippolito portatore di corona, con un regista internazionale, soprattutto in campo lirico, tra i più importanti, che è Paul Curran. Mentre l'altro titolo della produzione classica che quest'anno abbiamo aggiunto è L'Elettra, con la regia di Serena Sinigaglia, anche qui una regia al femminile, è già stata al Teatro Romano durante quella mia direzione con una bellissima edizione delle Allegre Comari di Windsor, torna con una delle tragedie più importanti in una, come L'Elettra, in una riscrittura novecentesca che è quella di Hugo von Hofmannsthal. È anche collegata questa scelta all'anniversario dusiano, perché il testo è stato scritto da von Hofmannsthal immaginando che potesse interpretarlo la Eleonora Duse, che poi per una serie di eventi invece non riuscì mai ad essere protagonista. Sarà protagonista una delle attrici secondo me più brave della scena e del cinema insomma in questo momento, che è Federica Rosellini, che sarà appunto prossimamente anche protagonista insieme ad Elio Germano del film di Silvio Soldini, del nuovo film di Soldini, e un'attrice di teatro che ha lavorato tantissimo con Serena Sinigaglia, che è Arianna Scommegna. Completiamo la programmazione del teatro concentrandoci appunto, come diceva l'assessora, sui fuori Teatro Romano, che quest'anno saranno tre.
è stato fatto un bando rivolto a tutte le compagnie della rete RSPV, dei professionisti veronesi che stanno lavorando molto bene e con cui ci stiamo confrontando in questi anni in maniera estremamente costruttiva. È stata fatta una graduatoria e i tre progetti selezionati sono tre progetti a cui io tengo tantissimo. Il primo, come citava giustamente l'assessora, andrà al Bastione delle Maddalene ed è una riscrittura del Reliar con protagonista Ugo Pagliai, che parla un po' del tema della vecchiaia e quindi di come anche oggi viene affrontato e governato questo tema. Il testo è di Andrea De Manicor, che è qui presente, che ringrazio, e la regia sarà di Solimano Pontarollo. Gli altri due appuntamenti sono particolari e partecipativi. Il primo è di danza, stiamo ancora studiando la location giusta, ma sarà all'interno della città. Chiara Frigo porterà un suo progetto partecipativo in cui, come l'anno scorso in ballroom, il pubblico sarà coinvolto direttamente. L'anno scorso abbiamo insieme ballato, no? L'assessora se lo ricorda. Quest'anno vedremo che cosa ci riserva come sorpresa. Si intitola Blackbird ed è ispirato alla figura della Dama Bruna, che è un'altra figura presente nei sonetti shakespeariani, quindi anche qui c'è un collegamento diretto con Shakespeare. L'ultimo titolo, che invece si collega alla sezione più classica, è di Babilonia Teatri, una delle compagnie del teatro di ricerca veronesi, quindi un'eccellenza veronese che andiamo a valorizzare ulteriormente. Il progetto si ispira alla Repubblica di Platone, si intitola Polis Città City, e sarà una visita guidata in qualche modo con le audiocuffie all'interno del quartiere di Veronetta, che racconterà appunto la vita della città di oggi, della città del presente e della città contemporanea. Altro appuntamento che ritorna, l'anno scorso è stato un grandissimo successo, abbiamo raddoppiato il numero di spettatori rispetto all'edizione precedente, è il Verona Shakespeare Fringe. L'assessora ha già citato il gruppo Schenè dell'Università di Verona, con cui c'è un bellissimo rapporto di condivisione dal punto di vista artistico. Sarà un'edizione anche questa con 8 titoli da tutto il mondo. Segnalo anche la presenza sulle tracce di Marco Polo di una compagnia che viene da Taiwan e che porterà una versione appunto shakespeariana del Macbeth, dico giusto, fatemi sì di là con la testa, Reliar, vedi, mi pareva che c'era qualcosa che non mi tornava, una versione di Reliar che si ispira alla tradizione dell'opera di Pechino, per cui veramente un appuntamento molto particolare che arricchirà ulteriormente e qualificherà ulteriormente la programmazione del Fringe Festival. Musica, faremo una conferenza stampa dedicata dove andremo ad approfondire ulteriormente la programmazione. Ci tengo però veramente quest'anno a ringraziare i due curatori, Ivano Massignano ed Elisabetta Fadini, perché il programma, dal mio punto di vista e anche a mio gusto personale, è uno dei migliori che abbiamo fatto in questi anni. È un programma molto al femminile, con delle voci straordinarie che portano il mondo a Verona, perché appunto dal Brasile all'Africa a Cuba, tre voci e tre donne straordinarie saranno un po' le ciliegine sulla torta di questa programmazione, che però appunto vi rielenco in maniera che non ci perdiamo dei pezzi. Inauguriamo per Verona Jazz con Paolo Fresu e Hurricane. Il secondo appuntamento, sempre per Verona Jazz, è Yangar Barek con la presenza di Trilok Gurtu. La prima protagonista appunto di questa sezione femminile è Ana Carla Maza da Cuba, con all'interno della programmazione sempre di Verona Jazz. Sarà poi la volta di Mario Biondi, una delle voci diciamo così più amate dal grande pubblico, in una versione crooner. E poi ci sarà Elio, che ritorna appunto in un grande concerto con Le Storie Tese. Una diva assoluta dell'Africa, che è Fatoumata Diawara, una voce magnifica che mescola generi ed è veramente una grande protagonista a livello mondiale che abbiamo il privilegio di ospitare al nostro Teatro Romano. Vinicio Capossela con un grande concerto con orchestra, una versione quindi particolare del concerto che sta portando in giro, ma ripeto, avremo occasione per parlarne più approfonditamente. È una diva assoluta a livello mondiale, Marisa Monte,
diva dal Brasile, ma insomma una delle voci più importanti della scena mondiale, quindi veramente un programma di eccellenza per la componente musicale che completa un programma che credo insomma quest'anno possa veramente vantare e puntare molto sulla qualità della proposta. Registi, artisti che arrivano da tutto il mondo e quindi sono sicuro, anzi il mio auspicio è che sarà una grande estate teatrale veronese. Grazie mille. Barbara Lavanda. Sì, io ho solo due parole perché quello che devo dire è veramente molto meno interessante di quello che è stato raccontato fino adesso. Quest'anno sono cambiate molte procedure, ci sono nuove regole, c'è un lavoro molto intenso per arrivare ad allestire, ad avere tutto pronto per la realizzazione di questi importanti spettacoli e per la realizzazione dell'estate teatrale veronese. Stiamo lavorando, ce la stiamo mettendo tutta, con tutta la nostra energia, tutta la nostra passione e tutto il nostro entusiasmo. Devo dire che è proprio bello occuparsi di queste attività. E niente, ringrazio tutto il Comune di Verona e soprattutto lo staff della Direzione Cultura perché veramente ce la stiamo mettendo tutta e ce la faremo. Grazie mille. Patrizia Boscolo. Mi posso solo complimentare per questo lavoro meraviglioso che state facendo, per questo programma che è sempre più interessante e cerchiamo di essere un buon trade union tra questa burocrazia che ci sta veramente massacrando e questo fermento artistico che deve continuare a rimanere così bello, leggero e accogliente. Grazie. Grazie a lei. Andrea Marconi. Davvero solo una battuta. Leggevo nel documento di presentazione qui che gli artisti che faranno parte di questa splendida stagione sono considerati preziosi compagni di viaggio. Ecco, a noi come Banco BPM e Fondazione Banca Popolare di Verona piace essere annoverati proprio fra i compagni di viaggio di un cammino che va a completare un ciclo di ripartenza, semina, fioritura e raccolto. Quindi è bello poter anche beneficiare dei frutti di questo lavoro fatto insieme, ben sapendo che non sarà una conclusione, ma ci sarà poi un ciclo nuovo per poter continuare a camminare insieme. Grazie. Grazie a lei. Gianpaolo Savorelli, in chiusura. Tanta roba. Ma io pensavo di non dover parlare oggi, perché sono in una posizione piuttosto delicata, che è quella di dover definire i contributi a tutto il teatro italiano, a tutti i festival italiani, quindi compreso anche quello di Verona. In un articolo che è uscito su Verona c'era fra virgolette Verona sempre nel cuore e dopo un titolo così non posso fare a meno di averla nel cuore e quindi di attenzionarla particolarmente. Per quanto riguarda il festival, abbiamo chiuso proprio la scorsa settimana i progetti speciali attribuendo un buon contributo anche al Teatro Stabile del Veneto che ha presentato un progetto su Leonora Duse. È l'unico a cui abbiamo dato un contributo. Adesso, la prossima settimana, faremo i teatri nazionali, i TRIC, cioè i teatri di particolare interesse culturale, i centri di produzione. A questo riguardo c'è naturalmente il Teatro Stabile di Verona e poi la settimana successiva faremo i festival. Mi pare che il festival sia articolato bene, abbia un interesse in tutte le sue sezioni. Non dico ancora qualcosa di più perché dovrei essere obiettivo in questo mio ruolo, capitemi, anche perché ci sono tutti gli altri festival italiani naturalmente da considerare, però insomma mi pare che la proposta di quest'anno sia particolarmente diciamo interessante, ecco. E quindi in questo mio ruolo delicatissimo cercherò di farlo nel migliore dei modi in modo che la città di Verona abbia quel premio che merita. Questo, mi fermo qui, non voglio dire altro. Grazie mille a lei. Grazie, no? Non so se l'assessora vuole dire qualcosa in chiusura. Sì, in chiusura volevo dire che proprio si è investito da più parti, no? In più modo, in risorse, in idee, in relazioni, perché continuamente poi è una tessitura di relazioni che si fanno anche sulla città. E speriamo che gli spettacoli e il programma riescano nelle persone che verranno a vederli a suscitare qualcosa che si portano a casa e che rimane dopo che lo spettacolo è finito,
perché crediamo che il teatro sia un modo per partecipare alla vita civile, per diventare cittadini e persone più consapevoli. E anche però che la magia della Regina Mab, che è stata che è il personaggio guida di queste tre stagioni, ci porti non solo così valori, razionalità, ma anche nel mondo dei sogni e della fantasia di cui noi adulti abbiamo tanto bisogno, il teatro è anche quello. Quindi in attesa poi di lanciare in singole conferenze stampa i dettagli ulteriori sulle parti artistiche, e intanto aspettiamo i cittadini e anche i visitatori della nostra città. Grazie mille. E velocemente, da qualche anno c'è anche questo intreccio di programmazione che è la programmazione, diciamo così, parallela di altri soggetti che ospitiamo o al Teatro Romano in altri spazi. La leggo velocemente: il Festival della Bellezza, Venerazioni, che ha tre appuntamenti tra luglio, agosto e settembre, che verranno presentati nei prossimi giorni, Veronetta Contemporanea Estate, organizzato dall'Università di Verona nel quartiere di Veronetta, Veronetta Spazio Teatro Giovani, organizzato da appunto lo Spazio Teatro Giovani Mine Vaganti, e poi Fondazione Aida, che farà il suo La Città dei Ragazzi, dedicato al pubblico delle famiglie. E poi il tradizionale Romeo e Giulietta itinerante del Teatro Stabile di Verona, che è un altro appuntamento storico dedicato a Shakespeare all'interno della città di Verona. Grazie, sì. Grazie mille. Ricordiamo comunque che tutta la programmazione della Estate Teatrale Veronese è reperibile sia sul sito estateteatraleveronese.it che sul sito del Comune di Verona, con costanti aggiornamenti. E nulla, buona giornata e soprattutto grande partecipazione. Grazie a tutti. Grazie. C'è un video.